progetto di rilancio della città dei bambini e delle bambine passa attraverso i quartieri. Quartieri a misura di bambini e di pedoni sono la strada da percorrere per raggiungere il traguardo di una città sostenibile il più possibile. Si parte dalle scuole e nel dare ai piccoli alunni la possibilità di arrivarci da soli, in un percorso sicuro. Così stamattina sveglia presto e primo giorno di scuola anche per noi, appuntamento in uno dei 5 punti di raccolta. Allora, questa idea di andare a scuola da solo ti piace? Sì, abbastanza. Come ti chiami? Nicolò. Senti, quanto c'è da qui alla scuola tua? 5 minuti. Bene, tu normalmente chi ti porta a scuola? Nessuno, solo Nicolò, Alice e Viola. Quindi il percorso già lo avete studiato? Sì, sì. E a te piace andare a scuola da sola? Sì, mi piace andare a scuola da sola. Sì, anche a me piace molto andare a scuola da sola. Magari fate anche due chiacchiere tra amici? Sì. Anziché col telefonino li fate a voce? Sì, sì. Accompagnati da un responsabile dell'ufficio scolastico e da un agente della polizia locale, a svelti passi ci si avvia verso la scuola. Riuniti poi tutti insieme, si entra in classe per fare l'appello. Ma per fare tutto in sicurezza, dai prossimi giorni, i vigili urbani hanno fatto anche loro lezione ai piccoli pedoni per quanto riguarda l'educazione stradale. Abbiamo fatto tutta una nostra attività di incontri con i bambini qui presso la scuola, incontri che sono stati fatti per singole classi, dove abbiamo loro spiegato le regole per poter attraversare la strada in sicurezza, per poter transitare bene in sicurezza. L'abbiamo fatto sia dal punto di vista teorico, che avevamo proprio simulato un percorso in palestra dove i bambini già li avevamo fatto sperimentare come attraversare e come stare poi insomma sulla strada. Una giornata così è una giornata particolare ed è giusto ricordarla. Nella piazzetta di Sant'Orso tutti insieme ci si ritrova per mostrare il lavoro fatto per arrivare sin qui e fare una bella cantata tutti insieme. Oggi è in pratica una prima tappa del percorso avviato insieme alla scuola, che ringraziamo, il preside e gli insegnanti. Abbiamo fatto un bel percorso educativo con i bambini, perché i bambini non sono abituati ad andare a piedi principalmente e neanche da soli, quindi non sanno neanche attraversare la strada molto spesso. Come si è sviluppato questo lavoro? Sì, siamo partiti proprio dallo studio del quartiere, perché i bambini non hanno il quartiere in mano e quindi ci siamo resi conto che lo dovevano conoscere. Devo dire che i bambini l'hanno vissuta veramente con tanto entusiasmo, e subito dal secondo giorno: allora noi andiamo a scuola da sole domani? No, un attimo, aspettate un attimo, dobbiamo organizzare, no? E chiaramente anche i percorsi, no, sono in divenire, sono sempre in miglioramento, hanno dato loro dei suggerimenti che adesso, no, attueremo piano piano, dalle strisce pedonali, poi anche da lavori più importanti. Thank you.